A 10 mesi esatti di distanza dalla Venator 4 siamo giunti alla quinta edizione di questa splendida manifestazione, 9 marzo 2019 alla Palataurus Lecco. Vediamo adesso il match che si disputerà tra Simone Tabaglio e Diego Pallavicini, come sempre lo commenterò al fianco del miglior esperto di sport a combattimento e di Mixed Martial Arts in circolazione, signore e signori, Fabrizio Forconi. E grazie come sempre Luca, salve a tutti per essere tornati in questa manifestazione che è una delle migliori in Italia per quanto riguarda il MMA, il Bellator Fighting Championship, la sua quinta edizione. Questo il primo ragazzo che entra è Simone Tabaglio. Esattamente, detto anche The Ledger, lui ha un record, Fabrizio, di 3 vittorie e 4 sconfitte, viene da Desenzano della Garda, 27 anni, alto 180 cm e rappresenta Mixed Martial Arts Pro Team Kibei GGS. Esattamente, questa è la caratteristica del Venator 5, è quello di aver messo insieme atleti di altissimo profilo per il titolo, ma anche atleti pronti per farsi notare e per entrare direttamente alla porta principale delle Mixed Martial Arts italiane, come ad esempio lui, Diego Pallavicini, un altro buon atleta dei circuiti italiani, al suo terzo match in carriera da professionista. Per quanto riguarda Diego Pallavicini, atleta che viene da Rapallo, quindi Genoa, 26 anni, un anno in meno rispetto al suo avversario, 183 cm. Ricordiamo, Fabrizio, che questo è un match che si combatterà all'interno della divisione delle 185 libbre, quindi al limite degli 84 kg, stiamo parlando di due pesi medi. Ricordiamo Venator Fighting Championship, forse la promotion più importante sul territorio italiano, nello stivale per quanto riguarda la promozione di questo splendido sport, Mixed Martial Arts. Come sempre il presidente Frank Merend e tutto il suo entourage, da Silvia Andreani e così via, fanno le cose davvero in grande, lavorano al meglio affinché questo possa diventare uno sport degno di nota e dei maggiori palcoscenici europei. Esattamente sì, e questo match ce lo dimostrerà, perché riaprirà in qualche modo, insomma, gli scenari degli 84 kg del Venator. Previsto nella categoria dei pesi medi di Venator FC, al limite delle 185 libbre sulla durata di 3 round 5 minuti. Vi presento l'atleta all'angolo blu. Viene da Desenzano del Garda e rappresenta il Mixed Martial Pro Team. Altezza 182 cm, peso 184,9 libbre, per un'età di 27 anni, con uno score professionistico di 3 vittorie e 4 sconfitte. Il suo nome è Simone Tabaglio. E all'angolo opposto della gabbia ottagonale, all'angolo rosso, viene da Rapallo, Genova, e rappresenta lo SWAT Fight Team. Altezza 182 cm, peso 183,9 libbre, per un'età di 26 anni e uno score professionistico di 0 vittorie e 2 sconfitte. Il suo nome è Diego Pallavicini. Arbitra Lorenzo Spoto. Lorenzo Spoto, arbitro di questo match, annunciato da Frank Merenda in persona, Fabrizio. Esattamente, Falconi. Annunciatore di eccezione per tutta questa quinta edizione, insomma anche questo dà un po' di prestigio, di ulteriore prestigio a questo evento. Ma catapultiamoci subito nell'evento, ecco Lorenzo Spoto che si accerta che tutti i giudici ai tre lati opposti della gabbia siano sincronizzati e attenti sul match che inizia in questo momento. Ricordiamo angolo blu per Simone Tabaglio, riconoscibile dal tatuaggio oltre che dal pantaloncino bianco con i nesti grigi, se non sbaglio marchiato proprio Venator. Esatto. Dall'altro lato Diego Pallavicini, completo compression pants scuro con i nesti rossi, angolo rosso per lui e guardia mancina. Prima fase di studio, prova a lavorare con il low kick Tabaglio, poi accorcia la distanza, vuole cercare la schiena. Sì. Subito corpo a corpo. Buona difesa da parte di Tabaglio, ma Pallavicini che cerca un'ottima operazione per andare a lottare a parete e anzi a prendere un single leg. Eccolo qui, infatti, esattamente.
Vediamo come si difenderà Tabaglio, che per il momento decide di più che altro di dar fastidio mettendo praticamente le mani sul volto del suo avversario per disturbarlo e ovviamente togliere la pressione sul suo corpo, pressione che però Pallavicini in qualche modo riesce comunque ad esprimere in qualche modo, mantenendolo saldamente sulla parete della gabbia ottagonale marchiata con un logo, una gigantografia del logo Venator. Esatto, esattamente. Tabaglio, scusate, sta facendo un'ottima opera di difesa a parete per diciamo così arginare i tentativi di proiezione o quantomeno di migliorare la sua posizione nella pressione a parete da parte di Pallavicino. Infatti adesso lo riallontana e ricominciano entrambi dal centro. Un buono scambio questo, entrambi abbastanza esperienti. Pallavicini che cercava di creare una pressione invidiabile, ma Tabaglio forse superiore a riuscire a arginare, come ho detto prima, questa situazione, questa posizione. Si ritorna intanto più o meno al centro dell'ottagono, anche se mantiene... attenzione, perché questo era un tentativo di Manari Roll da parte di Pallavicini, esatto, che vuole portare in torsione il tallone, di conseguenza il ginocchio del suo avversario, il ginocchio, esatto, sinistro. Mamma mia, Pallavicini. Tabaglio, vediamo se riuscirà a uscire da questa posizione molto complicata. Sembrava muoversi in maniera semplicemente scomposta, invece era un'azione ben programmata che ha dato i suoi frutti per la precisione della presa al tallone, ma non l'ha portata a conclusione perché Tabaglio è riuscito in qualche modo a... buono anche questo, buona anche questa sorta di proiezione sempre da parte di Pallavicini, che si dimostra essere non solo tecnico ma anche abbastanza forte, abbastanza muscolare per questa proiezione. Vediamo impegnato Tabaglio schiena a terra se riuscirà a ribaltare o a far ricominciare l'azione in piedi nuovamente. Guardia aperta per lui, vuole incastrare il suo ginocchio, anzi la sua tibia, all'interno delle braccia di Pallavicini per andare a lavorare. Adesso opta invece per chiudere la guardia, deve mantenere ovviamente il più possibile la distanza corta tra sé e il suo avversario per evitare colpi da posizione di ground and pound. Prova a rialzarsi dal suo canto Pallavicini, buona questo ribaltamento, ottimo scambi. Per un secondo stava anche rischiando di acciuffare la schiena Fabrizio. Molto bravo quello che ha fatto, 1:20 dalla fine del primo round. Controlla bene Tabaglio schiena a terra, Pallavicini. Leva dritta. Bravissimo nell'intuizione. Forse dovrebbe angolarsi meglio per riuscire a creare quella pressione o compressione. Quindi o leva articolare sulla caviglia o anche compressione al poppaccio. Tabaglio però è riuscito a difendere molto bene questo attacco in leva dritta. Adesso deve stare attento all'armbar. Buono Tabaglio. Sì, non so se... ha battuto, bravo. Incredibile. Bravo Simone Tabaglio, ha battuto. È riuscito a chiudere il setup di questo armbar che non sembrava però... Ecco il replay. Vediamo il replay. Vedi qua. Prende il classico armlock dalla schiena a terra mentre sta cercando di uscire, si angola meglio. Al quarto minuto e 20 secondi del primo round, l'arbitro Lorenzo Spoto ha fermato l'azione e vince per armbar dall'angolo blu Simone Tabaglio. Vince quindi Simone Tabaglio. Sarà questo il futuro della categoria degli 84 chili di Venator, Luca? Chi lo sa? Lo potremo solo scoprire rivedendo Simone Tabaglio. Ovviamente due parole anche a te. Torni alla vittoria in un modo anche molto tecnico, molto particolare. Avevi studiato specificatamente questo lavoro a terra, questo lavoro di grappling, perché ci sono state un paio di transizioni molto interessanti. No, veramente avevamo preparato un match in piedi, poi quando si è arrivato guardia a destra abbiamo cambiato un attimino le carte in tavola, allora abbiamo cambiato strategia. Immagino che ti aspetti un futuro ancora migliore qui in Venator, no? Speriamo, vediamo, e sarebbe bello continuare in Venator. Un applauso, signore e signori.